Ciao e benvenuto a questo nostro nuovo video Giulia Guitar Coach Solution, soluzioni chitarristiche per tutti i chitarristi. Allora, oggi portiamo la nostra attenzione a una cosa che è successa in questi mesi e che mi ha molto molto colpito. Questo video è girato in tempo nella fase 2 del coronavirus, quindi siamo già nella fase in cui comunque tanti si sono, come dire, rimpossessati della loro libertà, che non vedevano l'ora di riprendere, e quindi sono di nuovo comunque insomma usciti. Ecco, l'importante era uscire di casa senza avere un'autorizzazione che lo giustificasse, e quindi adesso poi andare anche magari a trovare i propri parenti, essere un pochettino più liberi, comunque più liberi. Ma se noi facciamo un passo indietro e diamo un po' lo sguardo anche solo un mese fa, avevamo tante tante persone che sono rimaste a casa per un tempo indeterminato, perché in realtà non si sapeva neanche quando e se si poteva uscire, e hanno rispolverato cose che avevano in qualche modo accantonato. Chi si è dato alla cucina, chi ha scritto magari un proprio diario, chi ha sistemato casa, chi ha rispolverato strumenti musicali. Quindi, hobby e passioni in emergenza, direi, nella fase viva dell'emergenza, sono effettivamente uscite fuori un sacco di così di nuove possibilità di poter impiegare il proprio tempo. Ecco, tutto bello, eh? Tutto bellissimo, che bello. Ci sono stati, se avete visto su Facebook, ci sono stati c'è stato un riempimento di video che hanno pubblicato tutti coloro che così si erano improvvisamente riscoperti chitarristi, flautisti, violinisti, batteristi e chi più ne ha più ne metta. Ma atteniamoci al nostro, quindi ai chitarristi, tutti a suonare la chitarra. Ale, tutti a fare video, che anche lì non è facile fare video, però tanti effettivamente si sono cimentati anche in questa cosa. Devo dire bravi, bravi veramente, perché riprendere se stessi che mentre si suona, comunque mentre si fa qualcosa in generale, ma nel nostro caso mentre si suona, non è una cosa semplice, non è assolutamente una cosa proprio così scontata, per cui veramente molto molto bene, molto coraggiosi, e devo dire, secondo me comunque hanno davvero azzardato, ma nel termine positivo, nel modo positivo, insomma, del termine, nel senso buono. E però poi che cosa è successo? Che qualcuno, purtroppo, purtroppo, arrivando questa fase 2, tra un po' arriverà, dicevano, questa fase 3, ma guarda che capello, così, arrivando nella fase 3, o comunque adesso avendo la possibilità di uscire, l'hobby è andato a farsi benedire. La chitarra l'hanno riaccantonata dov'era. Non si cucina più, la casa, boh, chi se ne frega. È vero che c'è stato giustamente un reimpossessarsi di una cosa fondamentale, perché la libertà è davvero fondamentale per ciascuno di noi. Però, questo periodo forzato avrebbe dovuto portare dei cambiamenti. E a me non pare che questa cosa sia avvenuta, perché comunque la gente ha ripreso innanzitutto a essere peggio di come era prima, e non ha capito niente. Non ha capito niente. Se tra di voi ci sono dei chitarristi, ditemi cosa ne pensate, scrivete nei commenti.
Se avete ripreso a suonare in questo periodo, adesso avete di nuovo mollato? Avete di nuovo accantonato la vostra chitarra? L'avete lasciata di nuovo lì sul porta chitarra e boh, quando un giorno forse avrete tempo la riprenderete? Ma allora che cosa è servito questo periodo? Perché avete ripreso a suonare la chitarra? Fatemi un po' capire. Solo per tappare un enorme buco perché avevate a disposizione tutta una giornata? Solo per quello? Io mi auguro di no. Perché se così fosse, mi dispiace, ma vi devo dire che allora non siete dei veri chitarristi. Non siete dei veri chitarristi. Se avete preteso, di riprendere la chitarra sfruttandola solo per una comodità vostra, solo perché non sapevate cosa fare, e allora avete detto: ma sì, prendiamo la chitarra, visto che lì non fa niente, proviamo a strimpellare di nuovo qualcosa. Non va bene questa cosa. Non è corretto nei confronti della chitarra stessa e neanche nei confronti di voi stessi, ovviamente. Perché non è corretto nei confronti della chitarra? Perché non si lavora così, non ci si comporta così con uno strumento, ma perché come vi siete comportati con uno strumento, vi comporterete allo stesso modo anche con le persone, anche con tutte le situazioni che vi possono capitare. E certo, per forza. Pensateci. Se avete preso la chitarra solo per tamponare e quindi per sfruttare, diciamo così, il tempo libero che abbiamo, e adesso che siete di nuovo ritornati attivi, magari qualcuno di voi è ritornato a lavorare o comunque avete riprogrammato la giornata e avete accantonato la chitarra, questo non fa di voi dei chitarristi, mi dispiace. Non avete proprio rispetto per la chitarra. Questo è non avere rispetto per la chitarra in primis e poi non avete rispetto neanche per voi stessi. Perché vuol dire che voi fate le cose così, si fanno le cose così. C'è questa possibilità, la facciamo adesso fin quando ci va bene, fin quando ci piace, fin quando non possiamo fare altro. E allora bene, usiamo questo. Quando si potrà fare altro, impacchettiamo la chitarra, la richiudiamo di nuovo nella custodia e la accantoniamo lì. E questo non va bene. Questo, ripeto, non fa di voi dei buoni chitarristi. Perché vuol dire che voi non amate la musica, perché vuol dire che voi non amate la chitarra e vuol dire che il vostro comportamento chitarristico, in questo caso, si può benissimo trovare anche nelle vostre relazioni, nei vostri comportamenti, in tutto quello che comunque riguarda il vostro stile di vita. Questo vuol dire che fate così anche nella vostra vita. Agite, pensate e parlate proprio in questo modo, finché vi fa comodo bene, quando non vi fa più comodo, ciao. Questo mi dispiace molto. Se tu fai parte di uno di questi fenomeni che hanno pensato bene di sfruttare la chitarra fin quando avevano la possibilità e fin quando non potevano in realtà fare altro, male. Perché in realtà tu anche adesso dovresti essere in grado di trovare del tempo per lei. Se sei veramente un amante della chitarra, se ci tieni davvero a imparare a suonare la chitarra, se vuoi diventare davvero un chitarrista serio, e allora devi imparare a continuare, devi imparare a coltivare la tua passione. E se non lo fai, mi dispiace, ma devo proprio dirti che non è allora la tua passione questa. Non te ne frega niente, non ti interessa imparare a suonare la chitarra. Mi dispiace, questa è la verità. Perché se tu consideri un hobby solo un modo per tappare il tuo tempo libero, allora non hai capito davvero niente. Mi dispiace. Quindi vorrei chiudere questo video con il mio solito motto, ma nel tuo caso suonare la chitarra non è proprio uno stile di vita. E questo perché già nella tua testa questo non fa rientrare anche la chitarra fra le tue cose, i tuoi elementi, il tuo passatempo,
preferito. Non lo hai assolutamente inserito nel tuo stile di vita. Mi dispiace, però va bene. Se questo è quello che vuoi, va bene. Un saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!